Ok, buonasera a tutti, grazie per esservi collegati anche stasera. Ci abbiamo un importante appuntamento con un webinar che terrà Pasquale Qualano in compagnia di Giuseppe Palmentieri. Ovviamente questa, diciamo, essendo un'altra puntata del salotto dello Scarabocchiatore, queste dirette live, questi progetti che sta portando avanti lo Scarabocchiatore in primis, avendo messo su questo team. Quindi lui stasera non ci sarà, ma siamo in grande compagnia perché insieme a me a condurre, diciamo, questa live ci sarà Leonardo Formusa. Buonasera, buonasera. Ciao E adesso vi mettiamo in onda i nostri due ospiti, Pasquale Qualano e Giuseppe a Palmentieri. tutti. Stavo condividendo il video. Grande, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera e grazie. No, grazie a voi per aver accettato l'invito e abbiamo tutti l'acquolina in bocca perché praticamente sia per appassionati che per colleghi tutti avremo la possibilità di vedere un po' di cose che ci spiega Pasquale in diretta dal suo tavolo da disegno e tante cose interessanti che ci deve dire anche Peppe. Innanzitutto, come state? Bene, bene. Un po' meno bene di Pasquale, va. Un po' super russi. Come stiamo? Stiamo come stiamo un po' tutti quanti, ecco, appunto, costretti a stare in casa, a uscire il meno possibile. Comunque il lavoro, vabbè, tutti e quattro qui lavoriamo molto, molto in smart working, anche quando siamo nella normalità, quindi però. Quando non puoi neanche uscire per prenderti un caffè, fare una chiacchiera con un amico, fumarti una sigaretta, diventa tutto un po' più stressante, dai. E poi noi disegnatori lavoriamo in smart working da sempre, adesso è diventata una consuetudine un po' di tutti lavorare in smart working. Vero, Esatto. vero. Ora cioè, si è introdotta la costrizione di non poter uscire neanche volendo. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Allora, Poi vabbè. vi metto a video lo schermo di Pasquale, così noi possiamo vedere quello che fa. Allora, adesso ci giostriamo un po', senza cercando di non accavallarci, nell'ascoltare quello che fa Pasquale, che nel frattempo ci spiega, e anche ascoltando un po' di cose, chiedendo un po' di cose a Giuseppe, io e Leonardo ci divideremo nel fare un po' di domande. Leonardo, vuoi iniziare tu? Va Salutavo bene. l'amico Scarabocchiatore, lo chiamo come Sì, vuole il suo iniziamo con il pedante, lo saluto dello salutavo scarabocchiatore. e lo ringraziamo. Perché Mirko c'è anche quando non c'è, quindi in realtà c'è. Quindi possiamo chiamarlo Nemico Mirko, sì. evidente. Sì. Ciao Mirko, grazie. Comunque, che faccio? Parto? Vai, vai. Prego. Salutiamo Allora. Marco Ferrandino anche. Ciao Marco Ferrandino. Ciao Marco. Vado a fare anche una bella condivisione social in modo tale da poter Allora, richiamare un po' di di fan. solito quando si vuole fare qualcosa di dinamico e Esatto. di impatto, vabbè, io sono nato con i miei disegnatori, adesso si dice analogico, lui diceva disegnatore su carta. Quando gestisco qualche cosa di avere impatto e movimento, facevo delle layout che più o meno erano grandi così, cioè praticamente dividevo un foglio A4 in 6 parti perché tu nel piccolo ti gestisci gli ingombri in modo migliore. Casomai si fa Certo. questo foglio in digitale, io tendo a rimpicciolirmi il foglio per avere una misura piccola per vedere l'insieme. Però questo per chi lavora ancora in analogico, basta dividersi in foglio in tante parti e così uno crea la bozza. Una cosa che, dato che diciamo una lezione di fumetto di quello che faccio alla scuola Comics Arts, che abbiamo il nostro direttore qui, Peppe, Direttore sommo. molti Vai. allievi ho notato che anche molte persone, questa è una cosa che faccio personalmente, io non disegno mai una figura in movimento nello spazio in prospettiva partendo dalla testa. Molti, non so perché, pure quando andavo a scuola, dicevano sempre di partire dalla testa. In realtà, a mio parere è il modo peggiore, perché no? In realtà secondo me il modo migliore è partire dal tronco e dal movimento e poi attaccare gli arti, perché una volta che hai messo il tronco, che sarebbe cassa toracica, bacino, addome, in prospettiva, poi dopo
bisogna solo attaccare gli arti ed è molto più semplice. Invece, per molti, invece, la convinzione è partire dalla testa. Io avendo un foglio messo così piccolo, quando faccio una figura in movimento nello spazio e la bozzo, mi traccio delle linee anche abbozzate per darmi il piano prospettico ad intuizione. Dove serve? Come? Che succede? Tutto ok. Salve Rosy, buonasera. Ciao Rosy. Mi creo praticamente intuitiva. Tanto subito. Vedi che Jack Starvan dice sì, porca miseria, disegno sempre dalla testa e poi mi escono corpi piccoli e testoni. Eh sì, perché poi sì, magari finisce il foglio, gettando se ti vengono dopo di piedi. E ma ce lo sai, Jack. Io sto seguendo, stavo condividendo il video sulla pagina della scuola Comic Sars, quindi perciò sono un attimo fuori, però il tempo che scrivo il post e ritorno tra voi. No, no, ci mancherebbe. Anche perché, guarda, mentre Pasquale sta imbastendo il layout, ti volevamo fare una domanda, no? Sì. Penso te la voleva fare Leonardo, rispetto a questo periodo con il Covid, giusto? Sì. Sì, beh, non volevo iniziare subito con Covid. Subito con Covid. Però ecco, come è andato questo periodo con le lezioni e tutto quanto? Sì. Beh, noi abbiamo lavorato già dall'anno scorso, fin da marzo abbiamo lavorato online, abbiamo fatto lezioni online nella scuola, abbiamo appunto comprato un programma che ci permettesse di fare le lezioni con tutti i ragazzi, con GoToMeeting, in modo da poter condividere, come avete fatto voi, la schermata del professore e poi allo stesso tempo farci inviare i disegni dei ragazzi e correggerli. Ovviamente qual è la difficoltà principale? Che magari non tutti potevano partecipare ad una determinata ora, perché in un modo o nell'altro, anche se eravamo completamente in lockdown, c'erano alunni che facevano lezioni alle scuole dell'obbligo, alunni che magari avevano i corsi all'università. Allora noi cosa abbiamo fatto? Con GoToMeeting abbiamo dato la possibilità di registrare le lezioni e poi di rivederle in un secondo momento. Dopodiché i professori correggevano gli esercizi e ai ragazzi, anche se non erano presenti, parlavano come se fossero appunto stati a lezione. Questo è l'aspetto fondamentale, perché in questo modo si dà a tutti il giusto spazio, si corregge il disegno dell'allievo e non si va a, diciamo così, per ipotesi. Si riesce a capire dove l'allievo ha problemi in quel determinato momento, in quel determinato esercizio, e lo si corregge subito. Ed è stata forse una, diciamo così, un modo di risolvere un problema, quello della distanza, che sicuramente non abbandoneremo mai più, neppure quando si ritornerà in classe. Perché questo? Certo. Perché non so se siete appassionati di manga, spero di sì. Avete presente la tecnica di moltiplicazione dei corpi di Naruto? Sì. Qual è la principale differenza? La differenza è questa, che se noi siamo in quattro e il professore corregge me, corregge Marco, corregge Leonardo, tutti possiamo vedere dove ha sbagliato Peppe, e quindi anche Marco e Leonardo possono capire qualcosa che magari, quando in classe si corregge face to face sulla scrivania, non si può apprendere dagli errori degli altri. Invece così, lavorando online, tutti possono apprendere dagli errori degli altri o dai pregi degli altri e migliorare contemporaneamente con un'unica correzione. Detto così, magari è troppo semplificato il ragionamento, però chi è più sveglio riesce a carpire i segreti con l'occhio, perché come sa Pasquale, questo è fondamentale per chi vuole diventare un disegnatore. Pasquale è l'esempio, perché Pasquale è una persona che non ha fatto una scuola, un'accademia per diventare disegnatore. Pasquale nasce come scultore, nasce come uomo che ha, fra virgolette, rubato il lavoro agli artigiani, e così ha fatto anche col disegno. Pasquale era uno che ai tempi suoi, anche se non è vecchissimo e non sembra vecchio, non c'erano i social, si metteva con il suo portfolio sotto braccio e andava in giro per fiere e faceva vedere i propri disegni ai grandi disegnatori
del, che sono ancora adesso comunque grandi disegnatori, comunque diciamo di quelli del periodo di Pasquale, periodo di apprendimento di Pasquale. E lì chiedeva cose, si faceva correggere, apprendeva e poi tornava a casa e si esercitava e con le sue qualità anche di artigiano scultore, con la sua cassetta degli attrezzi, ha applicato quelle conoscenze al disegno. Perciò la scuola è fondamentale all'interno della nostra scuola, perché lui insegna il mestiere, che chi lo sa, sa benissimo, apprezza tantissimo e conosce qual è questo valore che normalmente non si insegna. Che bello. Bene, beh, direi che già dal poco che avete detto avete gestito la cosa molto meglio della scuola pubblica, direi. Perché senza perdere tempo avete quasi la subito digitalizzati. Sì, vabbè, però c'è da dire che la scuola pubblica ha numeri ben più grandi dei nostri e quindi certo. Magari, vabbè, questo magari è un aneddoto che può raccontare Pasquale perché ha avuto a che fare anche con la scuola pubblica e quindi ha capito quali sono le difficoltà che la scuola pubblica ha nell'insegnare con determinate tecnologie, nuove tecnologie, a grossi numeri di allievi. Posso rispondere a Marco Ferrandino? Alla Comic Sars, qual è il corso più frequentato? Allora, c'è da capire questa cosa. Alla Comic Sars tutti quanti vorrebbero fare quello che gli piace. Quando i ragazzi vengono da me a chiedermi, o i genitori vengono da me con i figli, mio figlio è bravissimo, mio figlio ha una dote, mio figlio vuole fare i fumetti, mio figlio vuole fare i manga. E io parto sempre dall'ABC, perché sì, qualcuno può essere anche fortissimo, bravissimo, avere un talento innato, ma deve saper fare le cose fondamentali del disegno. Quindi prospettiva, assonometria, corpo nel vuoto, corpo nello spazio, dimensioni, esatto, anatomia, costruzione del volto, costruzione del corpo, segno dinamico. Se non sai fare queste cose qua, che Pasquale molto bene ha etichettato come dai la cera, togli la cera, da appassionati dei film degli anni 80, noi fondiamo i nostri corsi su le massime dei film degli anni 80, sia dei film che degli anime. Quindi il dai la cera, togli la cera è alla base dei corsi della Comic Sars. Quindi si parte, Francesco è stata nostra allieva, si parte da questa base, ci si fa il mazzo a tarallo e poi dopo si costruiscono i palazzi. Ma se non si sa fare, se non si sa impastare la calce, il palazzo non lo tiri su. E poi, certo, diciamo così, che le caratteristiche fondamentali che deve avere una persona che si iscrive alla scuola sono tre e non hanno a che fare col disegno. Coraggio, onestà e impegno. Coraggio, onestà e impegno. Coraggio di mettersi in gioco, l'onestà di capire quali sono i propri limiti e l'impegno. Senza quello... Questo per me potrebbe diventare un nuovo mantra per tanti magari appassionati anche che stanno seguendo, no, queste live che facciamo. Grazie per queste risposte, perché a parte che è molto interessante capire anche la didattica riferita al disegno, come sta continuando in questo periodo, e nel frattempo veramente ci stiamo godendo quello che sta facendo Pasquale. Infatti Pasquale, guarda, ti volevo chiedere una cosa, no? Ripeto, sia per gli appassionati che per tutti quelli che ne capiscono, ci puoi dire i materiali che stai usando? Cioè, da cosa stai disegnando? Stai usando una Cintiq? Che programmi usi? Ah, questa è una Cintiq, adesso sono passato a Clip Studio, prima avevo Photoshop, però Clip Studio attualmente è il programma per il disegno migliore che c'è, penso, che anche a tutti i comandi, vabbè, sì, sono tutti ben distribuiti e si riescono a fare delle cose, praticamente ha le stesse cose di Photoshop, però messe in modo tale che ti rendono più semplice il lavoro, con dei comandi molto più veloci, ha tutta la visione di come sfruttare i livelli, le selezioni, i filtri, e poi abbia una cosa che è buona, che ti fa anche registrare il tuo workspace, scusa, tutti i workspace praticamente, vedete qua, io quando mi aggiorno, che mi metto pennelli nuovi o strumenti nuovi, io me lo registro, così casomai per un problema tecnico del computer dovessi perdere la schermata, io faccio... E questo è il mestiere? E poi io in realtà, poi queste cose qua, anche questa fase qua digitale, più o meno l'ho imparato da solo, ho rotto le palle a qualche collega, però poi piano piano
sono andato da solo a cercare di imparare tutto quello che potesse offrire Clip Studio. Poi, a parte il Clip Studio, c'è un gruppo su Facebook, Clip Studio Italia, che rispondono a tutte le domande. E questo Ah. è stato a conoscere per bene questo programma, che però è molto intuitivo, eh. Io sono ancora su Photoshop, però sto sentendo di tanti, tanti, tanti colleghi che stanno migrando praticamente su Clip Eh Studio. no, è che perché tutti i comandi, guarda, qua c'è tutti i pennelli. Ma a parte che Si adesso, vede che è più intuitivo. a parte che adesso, se tu hai dei pennelli di Photoshop che tu usi, adesso con il nuovo aggiornamento di Clip Studio, tu puoi infilarli nella tua cartella dei pennelli di Clip Studio con un clic, cioè li infili praticamente, Ma vedi. sono compatibili. Sì, adesso prende Clip Studio, converte i pennelli Photoshop a Clip Studio e tu puoi vedere, qua c'ho una marea di pennelli da qualche parte, no? Eccoli. Questa è una grande cosa, Questi eh. qua sono pennelli di Photoshop. Il disegno che ho alle mie spalle, tra l'altro, è fatto da Pasquale e Luca Maresca, quella tela con Thor e Loki. Quello è un disegno che mi hanno fatto gentilmente 5 anni fa, è sempre con me, sta là. Salutiamo Luca, caro amico. Sì. Comunque, parlando del movimento e di come gestire la figura nello spazio, io per esempio ai miei allievi, faccio una parabola esagerata, gli dico che devono essere un po' come Neo di Matrix, no? Nel senso che Neo di Matrix, quando è che riesce a gestire Matrix? Quando lui finalmente vede Matrix che cos'è, no? Vi ricordate il primo film? Legge il Vede codice, no? tutte le Vede. lettere, no? E lui là a un certo punto riesce a dominare la rete. Cosa dobbiamo fare noi disegnatori? Cioè, Ciao Cinzia, intanto. praticamente io insegno ai miei allievi a vedere tutto ciò che ci circonda come figure geometriche. Se tu vedi tutto ciò che ci circonda come figure geometriche semplici, tipo braccio e avambraccio sono dei cilindri, il tronco come in questo caso è, vabbè, che io di base... Se, Trapezoide. Parallelepipedo. Sì, di base il tronco, io quando li insegno gli faccio una Pasqua, figura. fa vedere il coso della macchinetta del caffè, che è fighissimo. Ah, Zeta, zeta. Lo so, però a livello di figure Adriano. geometriche fa capire l'allegoria. Questa è una moca, no? Certo. Giusto? Grande. Questa è una moca. In queste le zone, diciamo, cassa toracica, l'addome e il bacino. Fantastico. Benissimo. Mamma mia. Ottimo, ottimo esempio quello della moca. Davvero. Sì, che poi messa la moca, diciamo che poi non diventa una moca, messa di Che questo è quello che volevi fare prima. Di sì, in lato. astrometria, considerando che nel fumetto si tende sempre un po', no, come tu sai, Marco, ad estremizzare un po', anche leggermente, la figura umana. Ovviamente non abbiamo la schiena Certo. così curvata, però noi tendiamo a potenziare la curvatura per dare più potenza al corpo, perché in realtà Ci sono delle estreme flessioni, ovvero co così, o delle estreme estensioni, ovvero così. sono, diciamo, chiamiamole licenze artistiche, no? Con le licenze poetiche, che noi per dare potenza tendiamo a Certo. incurvare più la schiena. Ma come fanno gli stilisti di moda? Tendono sempre a disegnare le gambe delle donne quando progettano i design appunto dei vestiti. Molto più lunghe, in questo modo tendono a dare più slancio alla figura femminile e a far risaltare di più il vestito. Queste, come diceva Pasquale, sono un po' quelle licenze che esulano dalla correttezza proprio incredibile Esatto. della figura umana, però ci aiutano a creare delle immagini un pochino più potenti, Sì. a colpo d'occhio più forte, giusto? Però Sì, c'è da che dire poi che una volta fatta la cassa toracica è tutto più semplice, che poi tu devi solo attaccargli
gli arti, così, diciamo, tipo come Neo di Matrix, se li vedi geometricamente, sono tutti dei cilindri. Diciamo che sì, il fatto che io e Pasquale siamo i più vecchi, veniamo dall'animazione giapponese, con i robottoni questa cosa ci viene molto più facile, da Gigolo Ro a Goldrake, passando per il grande Mazinga. Quello che avete detto voi è verissimo. Io ho sempre visto i disegnatori come dei maghi, perché in fin dei conti la prospettiva è quel trucco che il disegnatore utilizza per dare profondità a qualcosa che in realtà non lo è. E per me è sempre stato magico osservare anche quelle che voi chiamate, voi disegnatori, perché io non sono disegnatore, quelle che voi chiamate licenze poetiche, per me sono delle vere e proprie magie che servono ad essere funzionali al disegno e quindi poi alla storia, al fumetto. Perché noi, io anche da libraio, perché sono anche il titolare della fumetteria Comics 21 di Battipaglia, insieme al mio socio Lorenzo Celli, da libraio, quando leggo una storia, trovo sempre il disegno funzionale alla storia. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che poi alla fine un disegno non deve essere bello, non deve essere perfetto, ma deve essere funzionale alla a quello che la storia ci vuole trasmettere. E perciò poi alla fine i disegnatori sono tanti, sono diversi tutti tra di loro e ognuno ha la sua magia nel modo di trasmettere emozioni con il proprio disegno. Volevo dire prima. Giustamente. Mettiamo una domanda di Mirko. Sì, ci sono un paio di domande per te. Come è nata l'idea di fondare una scuola del fumetto per l'amico Peppe? Allora, Mirko, lo dico anche per tutti, l'idea nacque ovviamente con l'amico Nicola Pesce, perché all'epoca iniziammo insieme riflettendo sulla possibilità di dare continuità alla scuola salernitana del fumetto, che poi in realtà la scuola salernitana del fumetto è un'entità che è nata negli anni 80, perché in quel periodo tantissimi disegnatori che Mirko conosce bene, nati a Salerno, gettarono le basi per poi diventare grandissimi nel mondo del fumetto seriale italiano, cioè con la Bonelli. Questi disegnatori, tra cui possiamo ricordare Bruno Brindisi, Giuliano Piccinino, Enzo Lauria, Peppe Denardo, che è Grandissimo. sceneggiatore, cioè insomma erano un bel po', e Luigi Siniscalchi che è arrivato dopo, insomma con True Moon iniziarono negli anni 80 a creare questa rivista che appunto vedeva, un po' come ha fatto Mirko con la sua rivista, iniziò a dare spazio a un nutrito numero di artisti emergenti e poi, ovviamente, siccome il periodo era diverso, la Bonelli stava iniziando a muovere passi importanti nel mondo del fumetto, aveva necessità di avere una schiera di disegnatori tra le sue fila. Insomma, oggi sappiamo benissimo tutti quanti come Bruno Brindisi sia il disegnatore di punta, tra i disegnatori di punta della Sergio Bonelli Editore, e quanto tutti gli altri che poi sono nati a Salerno oppure hanno collaborato con questo gruppo di disegnatori salernitani, oggi siano personalità importanti del mondo del fumetto italiano. Ecco, insomma, per dare ancora, diciamo così, per ravvivare, per tenere viva la generazione di disegnatori che è eredi di questi maestri, abbiamo creato una scuola per la quale poi oggi ancora io e il mio socio Lorenzo continuiamo a lavorare, a portare avanti le idee. Ovviamente poi c'è tutto il discorso da Benissimo. fare sull'editoria italiana, sulle possibilità di lavorare nel mondo del fumetto, non solo italiano, anzi soprattutto internazionale, su come siano cambiate le Peppe cose ti dopo fanno gli una schiavi negli domanda. 80. Peppe, Marco Ferrandino ti fa una domanda. Ah, quanto è utile per un aspirante frequentare una scuola di fumetto? Quanto è utile? È fondamentale, però dipende. Dipende da un bel po' di cose. Perché, come dico sempre, tanto deve metterci l'allievo, ma non solo dal punto di vista tecnico-artistico, soprattutto dal punto di vista della maturità professionale. Essere disegnatori non vuol dire, come ho detto prima, saper disegnare bene. Bisogna essere prima dei grandi professionisti e poi dei disegnatori. Perché, voi lo sapete benissimo, fare un fumetto vuol dire rispettare delle scadenze. Vuol dire avere una parola e lavorare al meglio con onestà, vuol dire spesso mettersi
in gioco, se non sei pronto ad affrontare delle difficoltà, come possono essere anche quella più facile ma meno raccontata, cioè di lavorare da solo a casa, 8-10 ore al giorno, se non sei capace di fare queste cose qui, di gestire il tuo lavoro, di venderti come professionista, perché parliamo sempre di freelance, Pasquale è un freelance che lavora per il mercato americano e non solo, se non sei capace di fare queste cose, potrai essere un ottimo disegnatore, però magari potrai fare tante altre cose legate al disegno, ma non il fumettista. La scuola ti insegna le basi, ti insegna a disegnare. La nostra scuola, e lo dico anche con onestà, grazie ai docenti, grazie a Pasquale, grazie a Luca, grazie a Vincenzo Carratù, Armanno, Fortunato, Alfredo Postiglione da quest'anno, ma anche Carmen Guasco, che era nostra ex allieva, come Vincenzo Carratù, insomma, c'è anche Rosa Pierri che sta con i bambini, insomma, Enzo Lauria che fa illustrazione. Loro insegnano prima di tutto ad arrivare alle porte del professionismo donando gli strumenti per poterci arrivare sicuri. Però poi il passo oltre l'ostacolo lo deve fare l'allievo. E questo passo lo fa raggiungendo una determinata maturità come persona, non artistica. Ne abbiamo avuto dei geni a scuola, ragazzi bravissimi, davvero capaci di fare qualsiasi cosa, ma non capaci di rapportarsi con il mondo del lavoro. E quella cosa non la puoi insegnare, la devi capire col tempo. Quindi ci sono scuole e scuole. C'è la scuola che ti insegna questo, e c'è la scuola che invece, come una semplice scuola dell'obbligo, che ti insegna il compitino, poi i fatti tuoi, cioè vedi quello che puoi fare. Perché il passo dalla scuola al professionismo è tutta un'altra cosa. Questo discorso è molto onesto, perché va addirittura oltre le capacità che uno magari sicuramente possiede, però trovo molta onestà in quello che hai detto. Sì, ma con estrema onestà io ti dico, Marco, che il mondo dell'editoria oggi è particolare. Io non l'ho detto, sono anche presidente dell'ALF, Associazione Librerie del Fumetto. Quindi, in quanto libraio, lavoro a stretto contatto con editori, distributori, insomma, sono nella filiera del mondo del fumetto in Italia. Conosco un bel po' di dinamiche, so Dall'inizio alla fine. bene. Ma basta leggere i social e vedere le polemiche che più o meno quotidianamente escono fuori su problemi legati a pagamenti, lavori pubblicati chissà come, progetti che nascono e non si capisce poi dove vogliono arrivare. Insomma, bisogna stare attenti, bisogna essere scaltri. Tant'è vero che tutti i ragazzi che dalla nostra scuola poi iniziano a muovere i primi passi nel mondo del professionismo lo fanno lavorando per gli Stati Uniti, perché hanno un modo differente di premiare, di pagare. Già ben rodato. Sì, Pasquale lo può dire meglio di me, perché Come Pasquale. un rapporto con gli sceneggiatori con quali si affianca? Sì, è arrivata una domanda di Marco Ferrandino. Dici, dici, Cerco di Pasquale. accontentarli il più possibile. Viziarli. Io premetto che nel lavoro sono un tipo molto diplomatico, cerco sempre di trovare il punto di incontro con me, lo sceneggiatore. Di solito, diciamo, sono andato sempre d'accordo con gli sceneggiatori, perché poi piano piano incominciamo a trovare io capisco lui capisce me, lui incomincia a scrivere sceneggiature per farmi saltare di più e farmi fare cose che io non riesco più a dare potenza, e io capisco a lui come piace la tavola, gli preparo le bozze, le tavole, in modo che lui sia contento del lavoro che gli sto realizzando. Però diciamo, questo riesco a capirlo più o meno già nella prima decina di pagine, quando le mando, vedo le note che mi invia, e poi dopo incomincio a capire a lui come, che gusti ha a livello di layout. Ma sono rimasto da solo. No, 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 Pasqua, sei quello che no, ha. no, no, ci siamo, ci Ti ho siamo. messo a schermo. No. Guarda, c'è un'altra domanda, Pasquale, se vuoi rispondi pure. Quale cosa non amo disegnare e quale invece la trovo finita? Cosa non amo disegnare? In realtà amo disegnare. Amo disegnare. Premettiamo questo.
come mi piace disegnare, la mia cosa preferita è disegnare donne che combattono. Vabbè, anche no, Cazzo fai. in realtà quando ogni volta che ho qualche minuto per me da dedicare a me stesso, incomincio a disegnare i personaggi che mi piacciono nel mio stile, cerco di sperimentare, però di base non c'è qualcosa che non mi piace disegnare, qualcosa che mi può portare più tempo e può diventare noiosa, come Marco può ben sapere che è disegnatore anche lui. Una cosa che di media rompe un po' a tutti noi disegnatori è il background. Cioè, fin quando disegniamo corpi in movimento ci divertiamo, Lascia perdere, banniamo l'argomento. però purtroppo questi corpi devono essere inseriti negli ambienti, e quegli ambienti a volte possono portare del tempo. Come per esempio avere un fumetto ambientato a Manhattan ti può portare un bel po' di tempo, però ovviamente io anche quando mi metto con pazienza, che in realtà il background è una cosa zen, ti metti là, ti metti la musichetta e dici prenditi pazienza e fatti sto background, però quando lo finisci dici oh però oh. Ti sei soddisfatto di aver fatto Soddisfazione. un background tagliato, però diciamo è una questione di carattere, in quel momento là devi Pasquale, essere. leggo una domanda che ti provoca una reazione. Dimmi. Come se la cava con i cavalli? Vai, va. Io in realtà, vabbè, non sono da parte dei grandi disegnatori di cavalli che abbiamo in Italia, che abbiamo su Tex, però io, beh, come ha detto Peppio, venendo dalla scultura, Google Earth, no, mai. io in Google Earth, realtà mai. vengo dalla realtà, vengo dalla scultura presepiale. Una scultura presepiale viene spesso modellato il cavallo, e allora io il cavallo lo conosco, diciamo, come costruirlo in 3D, e mi sono ricavato poi quella struttura Ah, geometrica. certo. Anche nella scultura io parto geometricamente, ho ricavato la mia figura geometrica d'amore nello spazio del cavallo, che comunque parto sempre dal tronco. In realtà non ho tante difficoltà con Noi ci i facciamo la cavalli. lezione sul cavallo con Sì. Pasquale. No, sì. Vabbè, io ho la testa, se dobbiamo parlare del cavallo, io la testa del cavallo la sinergetizzo così. Vediamo. Antonio Papas fa un'altra domanda interessante. Sì, ora la No, metto. vabbè, No, io tanto non le perdiamo, no, no, no. lo so. Ah, giustissimo, semplicemente volevo un attimo che Pasquale terminasse questa cosa veramente Ah, interessante vabbè. dell'anatomia dell'animale, perché poi questa cosa di se alcuni strumenti digitali come può essere Google Earth, altre cose ci aiutano o no, è una domanda interessante perché effettivamente possono Dipende anche dall'utilizzo che ne passare. fai, Marco. Se tu prendi Esatto. l'immagine e poi dopo la passi a, che ne so, fai qualche La effetto ricarica. e l'attacchi dietro come background, hai fatto una cavolata. Esatto. Infatti, ora Così mi piaceva parlare di questo perché gli strumenti possono aiutare, ma c'è un però. possono aiutare per darti l'intuito dell'inquadratura, però diciamo certe aberrazioni prospettiche nascono proprio dalla mano, perché tu non riesci a trovare su Google Earth la vista della formica, cioè non so, la prospettiva Esatto. la vista dal basso, quella devi fartela tu. Poi Puoi dopo, poi. aiutarti come un ottimo riferimento, che puoi anche mettertela sotto, che sia digitale o sia analogico, col tavolo luminoso. Poi dopo, comunque, devi trasformarla in una prospettiva interessante, inserirgli delle quinte. Però Sì. diciamo che l'uso delle reference non è sbagliato, perché grandi artisti del passato, molto più grandi di noi, hanno usato reference. Per esempio, i più grandi paesaggisti che abbiamo avuto al mondo sono i veneziani, e loro hanno creato la camera oscura, che praticamente, diciamo,
è la creazione primitiva della macchina fotografica. Loro riuscivano a proiettare il paesaggio in questa camera oscura sul foglio e, tra virgolette, lo ricalcavano, però dopo sviluppavano su quello che riuscivano a proiettare sul foglio, sviluppavano l'idea del dipinto. Però, diciamo, può aiutare fino a un certo punto, diciamo, la foto è il 30% di una mano, ma il 70% sei tu. Se poi prendi la foto e la piazzi così com'è, Pasqua, permettimi, poi ti faccio continuare. Il discorso che hai fatto prima, cioè di vedere come Matrix tutto in figure geometriche, deve permettere al disegnatore di disegnare qualsiasi cosa anche senza la reference, perché pare poi che sia l'effetto opposto, no Pasquale, perché l'abbiamo visto con gli allievi, se non hai reference non sai fare niente. Però come dice adesso Tarvan, in realtà se non conosci le basi della prospettiva, quando ti trovi di fronte a un programma 3D non sai neanche sfruttare la prospettiva, perché se non hai un bagaglio di inquadrature interessanti, tu non riuscirai neanche a usare Google Earth e il digitale non copre gli errori, li evidenzia. Infatti volevo dire, bravissimo. Tantissimi artisti veramente famosi nel campo internazionale, me ne viene in mente uno su tutti, Alex Ross, è noto per creare dei veri e propri set fotografici dalle quali prende tanta ispirazione per poi andare a dipingere le tavole. Però c'è una cosa, le foto che vengono fatte sono in funzione delle bozze, della scelta delle inquadrature che il disegnatore fa. Quando invece tu usi un programma digitale, che può essere Google Earth, SketchUp, qualsiasi cosa, diciamo, è qualcosa che esiste già, non l'hai fatto tu. Quindi sì, se sei bravo ad adattare, a usartelo come reference, allora ti aiuta. Se pensi di poterlo appiccicare e quindi ti sei risolto il problema, no, perché non parte dalla base che hai creato tu, la prospettiva che hai deciso, come diceva Pasquale, una prospettiva particolare, dal basso, dall'alto. Non è detto che tu riesca a trovare proprio quello che stai facendo. Cosa diversa invece è strutturare già tutto quello che devi fare e poi fare delle foto ad hoc, però parte sempre dalla costruzione, sì, che hai fatto tu, giusto? Dal concept, sì. Sì, sì. Praticamente la testa del cavallo, diciamo, sono strumenti adesso che fortunatamente praticamente la testa di cavallo è quasi una cassa da morto. No? Io ci vedo una maniera di vederlo. Comunque volevo tornare a parlare della scuola. Leggo dal sito: la scuola è una delle pochissime realtà in Italia che alla fine del percorso di studio garantisce ai suoi allievi, che hanno dimostrato professionalità e capacità, una pubblicazione su scala nazionale. Di cosa si tratta questo? Allora, l'anno scorso abbiamo incominciato con un progetto masterclass che ha visto l'anno scorso, sì, nel 2020, inizio, vabbè, 2019-2020, che ha visto lavorare insieme un gruppo di disegnatori e un gruppo di sceneggiatori. Dobbiamo dire la verità, hanno tirato fuori delle gran belle cose, tant'è vero che poi almeno 3-4 di loro, 4 forse, stanno lavorando per un editore americano, se non sbaglio, quindi hanno avuto giovamento da questa masterclass. La masterclass serviva per creare questo progetto editoriale che era stato l'esame di fine anno. Quelli che erano passati con la media più alta poi l'anno dopo hanno partecipato a questa masterclass con i professori, cioè Luca Maresca e Tommaso Vitiello per sceneggiatura, Luca Maresca per disegno. Hanno lavorato su queste tavole, dovevano essere 24 tavole di questo primo, diciamo così, la prima parte di questo progetto, che doveva essere di circa 100 pagine, e l'idea era quella di pubblicarlo per il Comic Con 2020, quindi avremmo fatto noi questa pubblicazione e l'avremmo venduto alle fiere e il ricavato sarebbe stato per i ragazzi. Per noi era una bellissima forma di pubblicità, anche perché i ragazzi scelti sono davvero bravi, cioè quelli che hanno superato l'esame, e non erano pochi, Pasquale può confermare perché poi li ha preparati lui, sono tutti ragazzi davvero davvero bravi, c'è Miriana Puglia,
Alessandro Lanaldi, Alessia De Sio, c'era Alessandro Di Paola, c'era Pasqua, aiutami un attimo tu, chi ci stava, che bello, mi vengono in mente i soprannomi, comunque, sì, vabbè, c'era Carmen Guasco come sceneggiatrice, c'era, chi c'era più, oddio ragazzi scusatemi perché lo dico se magari poi dopo mi sentiranno, cioè, non mi hai nominato, mi dispiace, però io voglio bere a tutti quanti alla stessa maniera. Comunque davvero davvero bravi, che stanno a loro modo lavorando nel mondo del fumetto, stanno pubblicando, e l'idea era quella appunto di pubblicare questi prodotti, portarli in fiera, mandarli, poi come dicevo io ho una libreria, sono presidente di un'associazione di librerie, stampare e mandare nelle librerie per me sarebbe stato molto facile e avrei dato pubblicità a questi ragazzi, ma l'idea era quella, l'idea scolastica qual era? Quella di portare i ragazzi dalla creazione basilare a quella in tipografia, perché sono passaggi che un disegnatore deve conoscere, la grammatura della carta, la design, di stampa, facendo una vera e propria simulazione di casa editrice. Infatti è stata, secondo me, una gran bella esperienza, perché i docenti si sono comportati come degli editor, quindi hanno corretto, hanno fatto cambiare più e più volte le tavole, la scuola è stata a disposizione di tutti, potevano utilizzare tavolette grafiche, quello che volevano, per quanto tempo volevano, e ripeto, sono venuti fuori dei bei prodotti, che poi alla fine non degli 8 che c'erano a disposizione, 8-9, i ragazzi non potevano più continuare perché appunto lavoravano, quindi avevano altre scadenze da fare. Tra l'altro per il Comic Con, questa è una cosa nota dolente, per il Comic Con non era pronto quasi niente, 2 progetti su 8 erano pronti, perché poi le cose sono andate un po' belle lunghe, i ragazzi erano la prima esperienza, dovevano capire le deadline, eccetera eccetera, e, di ma... questo si tratta, no? Di questo si tratta, sì. Però vabbè, c'era il tempo di recuperare, tant'è vero che avevamo anche ponderato l'idea di mandarli gratuitamente come PDF durante il lockdown, perché tante case editrici l'hanno fatto, poi invece non l'abbiamo fatto più perché ovviamente i ragazzi potevano utilizzarli per proporli a delle case editrici, cioè insomma i lavori sono venuti ancora meglio, belli. Ancora meglio. Sono venuti davvero delle belle cose. E quindi l'idea era questa, l'idea è ancora questa, ora Covid permettendo... L'idea è ancora questa, quella di produrre delle cose, pubblicarle sotto un marchio Comic Sars, anche perché la mia è una SNC, non è una non ha un'altra forma giuridica, quindi possiamo anche produrre prodotti editoriali e portarli per fiere, portarli per negozi, fare incontri, perché ripeto, la mia posizione è ad hoc, perché dalla creazione alla vendita posso attraversare tutte le posizioni della filiera, perché io non mi sento imprenditore del fumetto, quindi mi sento capace di poter affrontare ogni sezione e poter quindi seguire poi ecco, l'idea di fare un lavoro con i ragazzi non è tanto quella di pubblicarla io, perché io appunto non sono editore, ma è quella di dargli un trampolino di lancio affinché creare dei professionisti. Diciamo una cosa un attimo fuori dalle virgolette, allora, perché poi tanti professionisti possono raccontare tanti aneddoti su come hanno incominciato a lavorare. Certo. Se un aspirante disegnatore conosce i passaggi che portano dalla creazione di una pagina alla creazione di stampa e poi lavora anche con editor che ti correggono, con sceneggiatori che ti stanno col fiato sul collo, hanno quel qualcosa in più che una casa editrice considera. Perché non fanno un salto nel vuoto, no? Questo chi è? È bravissimo, ma se non mi consegna, allora quel quid in più è l'atmosfera che Ade Capone, pace all'anima sua, ricercava negli aspiranti disegnatori. Quindi comunque... hai quell'atmosfera, sì, ce l'hai se hai fatto qualcosa prima e sai come funzionano i meccanismi del mondo del fumetto. Ma se sei un aspirante bravo,
Se posso dire una cosa, nel mercato americano è ancora così, è proprio realtà odierna, perché le grandi major, i grandi publisher, anche se gli vengono sottoposti dei veri talenti, però preferiscono sempre che abbiano fatto delle esperienze prima per essere sicuri che appunto consegnano, che sappiano stare sul lavoro. È proprio una cosa odierna. Sì, ma poi però, permettimi, oggi con il crowdfunding, eccetera, eccetera, si può anche dare l'opportunità a chi magari non ha questa esperienza e l'esperienza si costruisce. Poi è il modo di fare gli imprenditori degli americani. Proviamo, Esatto. se va, continuiamo, se no va ben fa niente. Ci siamo fermati, lo fanno per le serie TV, lo fanno un po' per tutto, pure per i fumetti. Quante serie TV partono e poi dopo si bloccano perché non hanno audience. Cioè, alla fine non fa niente, ci abbiamo provato, è andata bene. Perciò. In Italia però certe cose non si possono fare perché non c'è lo stesso mercato che c'è negli Stati Uniti. Perciò bisogna fare la gavetta, intesa come gavetta non vuol dire fare l'apprendista di un disegnatore. Significa farsi le ossa, sporcarsi le mani e buttarsi nella mischia. Perciò ci vuole coraggio. Perché tu devi avere la faccia tosta di proporre e di sentirti pronto per prenderti una responsabilità. Certo, Sempre. intanto è veramente interessante quello che sta facendo, che ha fatto Pasquale, perché prima ha Un costruito bel l'azienda. Logan. Sì, Cosa è poi successo? Si è frizzato? l'ha Sì. inchiostrata un pochino. Siamo tornati? Marco, forse solo tu ogni Sì. tanto ti frizzi. Ah, ok. No, dicevo, poi è stato bello perché ha scomposto la figura in solidi geometrici semplici e addirittura ha fatto anche una sezione della testa, della gamba per farci vedere la prospettiva. Ecco, quindi questo è veramente interessante anche per ricollegarci con l'inizio, quando Pasquale diceva di scomporre tutto in forme semplici, no? E questo è proprio, lo possiamo proprio vedere, no? Con tutte le varie sequenze che ha diviso nei livelli. Vedi la volumetria? Vedi? C'è Esatto, e una tutto in linea meno tridimensionale di volumetrica e ti dà il senso 40 di. minuti, Marco, incredibile. con tutti mi sono trovato bene. Non ho avuto mai problemi. No, E mo lo dice qua. Va bene. Come Bravo impazzisce e Pasquale. dice: no, sai, quello sceneggiatore è un pezzo di Io merda. allora sì, Marco, sì, mi scriverei perché praticamente se ci ho messo degli anni ad imparare delle cose, perché quando io ho iniziato a fare questo percorso, c'erano solo 3-4 fiere all'anno. Lucca, Napoli Comic Con, Expo Cartoon, A Roma, dove sì. a Roma. Io all'Expo Cartoon ci andavo ogni anno, prendevo quella cartellina, prendevo il treno a Napoli che ci metteva 2 ore, tre, non c'era Italo, e andavo a far vedere là la roba, gli altri disegnatori mi spiegavano le cose, però mi dicevano sempre, all'epoca mi dicevano sei troppo americano, sei troppo americano. Vabbè, Era poi un difetto del all'epoca sì, tempo. eri troppo americano perché Allora, mi cercavo sembra che. Adesso i poveri ragazzi dicono sei troppo mangaka, sei troppo mangaka. Vogliamo aprire una parentesi pure su questo fatto dei manga. Adesso chi disegna con lo stile americano l'hanno tolto dal cerchio di fuoco, però ci ho messo più tempo rispetto ad avere. Io insegno ai miei allievi, no? Quando insegno ai miei allievi e vedo quando loro fanno un manichino o fanno un panneggio, un'ambientazione, io li correggo all'istante. Io non avevo nessuno che mi correggesse all'istante, devo aspettare la prossima fiera per parlare con un altro No. disegnatore o qualcuno che, o qualche disegnatore che gentilmente rispondesse alla mia mail quando gli mandavo la mia roba e mi indicasse tutti i miei errori che facevo, no? Che, vabbè, ad che adesso sono perfetto, però all'epoca erano molti di più, però E non sempre rispondevano. non sempre rispondevano. Poi mi sono capitati anche dei disegnatori, uno che mi ha risposto, devo dire sinceramente che quella mail me la conservo sempre, che rimase essere fatto, fu Alan Davis, che mi fece tutta la risposta che io, che mi spiegava tutto, Davvero, grande però Alan Davis. rispetto che io adesso me l'accorgo con i miei allievi,
li posso correggere all'istante, quell'errore che io mi potevo portare per mesi, allora glielo elimino subito. No? Questo Fortunato. è il vantaggio, è come tra virgolette essere a bottega, no? Io lo seguo perché poi io inizio a insegnare loro da fumetto 2, 3, 4. Poi si arriva piano piano che fumetto 3 e 4 diventano come un laboratorio, li faccio fare le tavole, li correggiamo sulle tavole, Eh sì, per le forza. facciamo anche rifare più volte, perciò diciamo tipo togli la cera, metti la cera, per cercare di fargli arrivare al massimo, gli diamo anche delle deadline, diciamo però morbide, non deadline come quando lavoro. Deadline un po' più morbide che possono dargli tempo di studiarsi la cosa, ma non di adagiarsi troppo sugli allori, perché sennò non la finiscono più. Perché comunque abbiamo un programma e fagli arrivare dal punto A al punto Z, no? Però questo ho notato che io quella correzione che gli faccio sul momento, io non ce l'avevo all'epoca, comunque sto parlando sempre degli anni 90, che internet era 56K. C'erano quattro fiere in Italia e poi se mandavi una mail, non è come Facebook, a volte anche a me mi scrivono su Facebook e mi chiedono consigli, diciamo, il rapporto è immediato. Ma Io poi invece Pasquale, mandavo. devi vedere, perché il consiglio resta un po' generico, poi se non vedi Sì, una persona con quello che fa e come lo però fa, diciamo, ho avuto la fortuna Esatto. anche che, vabbè, non so se c'è comunque Bruno Brindisi, per esempio, che io lo vedevo a Napoli Maestro. Comic-Con. Un grande maestro, proprio lui si metteva lì, portava il portafoglio, lui mi spiegava delle cose con pazienza. Per me, quella era tra virgolette La grandezza. il modo anche di No. imparare. Però comunque, Bruno, che poi siamo diventati amici, l'avrei rivisto dopo mesi da quel momento lì. Invece, noi facciamo due lezioni a settimana. Li correggiamo, abbiamo un drive, caricano le cose, gliele correggiamo, li In seguiamo. questo momento è così. Tu immagina Poi quando invece diciamo una volta. eravamo a presenza, era ancora più, cioè in presenza i ragazzi potevano Adesso. venire sempre a scuola, quindi o trovavano Pasquale, o trovavano Luca. Sì. Poi Era sempre qualcuno. comunque riusciamo a correggere immediatamente. Chiaro. Prima invece, senza una scuola è un po' un fai da te, no? Chiaro, l'amico Vincenzo ci fa una domanda interessante negli ultimi 5 minuti o poco più che ci rimangono. Dice: Salve, volevo chiedere se nel mercato odierno sono richiesti più disegnatori che lavorano in tradizionale oppure se esiste una preferenza per il digitale. Allora, per alcuni lavori che faccio per il fumetto, in realtà non mi è stato mai richiesto se sia stato digitale o analogico. Diciamo il digitale nel fumetto per me è utile perché adesso purtroppo si arriva ad avere sempre più corse e tu col digitale riesci a correggere più velocemente perché ti separi tutte le cose, i personaggi. Se c'è da cambiare un personaggio, lo hai su un livello separato e correggi solo quello. Senza impastare fra pacette, precette, bande, Brave. Anche perché invece, poi gli per sceneggiatori vogliono correzioni, esempio, mica va bene tutto quando subito. lavoro e collaboro, quando collaboro sempre con la Disney, loro vogliono proprio i livelli separati. Là il lavoro è richiesto totalmente in digitale perché loro vogliono tutto separato. Una richiesta proprio loro. Non, quindi, se non puoi lavorare in digitale, non puoi lavorare per loro. Mentre, per esempio, quando faccio qualche cavatina. Nei game è sempre la richiesta, è sempre in digitale, e comunque alla fine il file lo vogliono in PSD con tutti i livelli separati, per poi loro apportare qualcosa, non so poi dopo cosa ne faranno tutti questi livelli, però comunque lo vogliono a livelli separati, che fanno proprio la richiesta quando mi arriva la commissione. Mi chiedono, vogliono il file TIFF in PSD, in PNG, in JPEG, le misure, i livelli che devo fare, devo separare, se devo separare qualche oggetto in modo specifico. Quindi ci sono dei lavori che purtroppo adesso devono essere fatti per forza in digitale. Però voglio spezzare anche una lancia a favore di chi adesso si approccia al digitale, una SINDIC non costa come 10 anni fa. Ebbè. Ebbene, questo è vero, Sì, adesso. questo è. Tra un po' la Sindic costa meno di un telefonino, tra un po'. Ma, perché poi ci sono anche
che stanno uscendo questi nuovi modelli che sono Union, che sono anche molto buone. Cioè adesso approcciare al digitale non è come prima. Sì, adesso approcciare al digitale non è come prima avere qualcosa che costava, diciamo, un rapporto tipo 2000 euro, 2,5. Adesso con Il 400 computer stesso. euro, ma anche meno, anche 2,50, tu puoi avere la tua, diciamo, tra virgolette, simil Cintiq e fare le stesse cose. Comunque uno schermo capacitivo, il famoso pen display che ti aiuta molto. Sì, cioè prima Marco, se ti ricordi, costava molto di più sta roba, no? Beh, io ho una 24 HD di una decina d'anni fa e veramente fu drammatico. Sì, Cioè, adesso vedo che per esempio c'è la 16 che costa, mi sembra, 600 euro, no? Beh, dai, è acquistabilissimo. Portable, certo. Anche perché poi un finanziamento Beh, non se ne caga nessuno. Poi noto sempre spesso un'ultima. genitori che amano regalare le tavolette ai bambini, ai figli, perché i figli disegnano in digitale, Però c'è anche anche. con la penna, semplicemente con un Però volevo anche tablet qualsiasi. accennare. Mia figlia ha 7 anni, io ce l'ho. E Vabbè, disegna. c'è anche la soluzione dell'iPad, però comunque l'iPad va sempre poi supportato, devi avere un computer che poi con l'iPad ci sono delle cose che non puoi fare quando devi trasformare il file per inviarlo all'editor o all'azienda per cui fai il lavoro, però Hai i l'iPad suoi limiti ancora. comunque sì, vedete. diciamo a livello grafico non ha nessun limite. Il limite è poi il passaggio dopo di preparare i file. Ci sono alcuni programmi che non te lo fanno preparare in un certo modo. Per esempio, c'è Clip Studio su iPad che è uguale. Clip Studio su iPad è proprio uguale. Fantastico. Eh sì, però Procreate, per esempio, non permette di fare. Se aumenti il DPI, se il tuo committente ti chiede 600 DPI e tu su Procreate passi il file a 600, ti limita i livelli che puoi fare. Esatto, e poi c'è anche un limite. Allora, io adoro Procreate, lo uso tanto, quindi io sono pro Procreate. Però c'è anche un altro limite, che è il limite di grandezza, perché anche se uno utilizza proprio l'ultimo iPad molto molto potente, però i file sotto una certa grandezza non ce la fa più aprirli, mentre comunque Photoshop su un computer, su Mac, anche passata la soglia dei 2 giga, passa a PSB, se non sbaglio, e tu ci puoi continuamente, Sì. ci puoi lavorare quasi all'infinito, quindi c'ha delle limitazioni che Sì. magari non sono proprio. Proprio Procreate è molto bello, intuitivo, un bel programma. Diciamo che per la stragrande maggioranza delle cose può andare bene, ma quando servono molti livelli o serve proprio determinati settaggi particolari, allora per forza serve un computer, quello confermo. Bene, ragazzi. Uno che entra adesso pensa che chissà di che cosa stiamo parlando, no? Perché da 5 minuti che parliamo di programmi, Procreate, estensioni di Ha sbagliato file. canale. Sì. Questo dovrebbe far capire a chi si avvicina al mondo del disegno. Chi è appena arrivato, per favore, quando questa live fra qualche minuto sarà poi sulla pagina, se la riguardi. Un'ultima, volevo dire un'ultima cosa, volevo chiudere perché c'era Antonio Papas che aveva fatto una bella domanda, non volevo lasciarla così. Antonio Papas, non so Marco se la vedi, sta sopra. Questo? Esatto, perfetto. Perché dice, uno degli aspetti tecnici più complessi, a suo parere, a mio parere, è la capacità registica che ormai il fumetto pretende. Non è detto che un ottimo disegnatore abbia questa capacità. Lì può aiutare lo sceneggiatore in qualche maniera? Grazie e un saluto in particolare al grande Pasquale Guarani. Un saluto Antonio. Allora, io lavorando per la stragrande maggioranza del mercato americano, gli sceneggiatori americani lasciano grande libertà al disegnatore, però nel fumetto americano della regia fa parte anche il layout, perché il layout nel fumetto americano è anche più libero. Tu puoi gestire la grandezza delle vignette, aprirle, ogni tanto sbordare il personaggio della vignetta e quindi creare anche nella regia una dinamica nel layout. Quello che può aiutare lo sceneggiatore al disegnatore è che quando tu gli presenti la bozza, lui poi ti propone anche la sua idea, che può essere anche più interessante della tua. Poi diciamo, una cosa che può
che può aiutare parecchio. Guardatevi gli anime, guardatevi i film, guardatevi i telefilm. Quando vedete qualcosa di interessante, fatevi una cartella, fatevi lo screen di quella cosa che vedete. Guardate i videogiochi servono un sacco. Quando trovate quell'inquadratura che vi può aiutare, che vi interessa, anche fate lo screenshot e conservatela. E poi c'è anche la funzione del PlayStation per fare gli screenshot. Sì. Io ho capito tantissime. Vabbè, io ho Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed, voglio di fare cose fighissime. Questo voglio ripetere, non vuol dire ricalcarlo, ricopiarlo, quella cosa mi vuol ispirare ad altro, a trovare. Come quando eravate piccolini, che aprivate le cose per vedere cosa c'era dentro, è la stessa cosa, non cambia niente. Okay. Stiamo un altro poco, eh? purtroppo... Un'ora era e un'ora... Abbiamo detto tante cose comunque. Ci chiudono il collegamento. Siamo arrivati giusto adesso, sì. Esatto. Chiudiamo ricordando a chi ci sta seguendo di seguire sui vari social Giuseppe Parmentieri, Pasquale Toalano, la scuola... Del Comics Arts. Salernitana Comics Arts. E anche... l'associazione librerie del fumetto, vabbè, Comics vendono la fumettina di Battivaglia, l'ALF, l'associazione librerie del fumetto, tutto quello, ancora... vabbè, c'è tutto qua. Esatto. E ancora anche l'associazione dello scarabocchiatore che ci ha ospitato. Buon lavoro per tutto quello che state facendo, buon lavoro e ci vediamo prossimamente sui vari social, ci teniamo in contatto. E grazie alla chat, grazie delle domande, ragazzi. Grazie davvero. Ciao a tutti. Esatto. Ciao. Buonasera a tutti. Buonasera.